Dicono le cronache che in quel paese incominciò a diffondersi una singolare malattia. Si trattava in breve di questo. Un bel mattino al risveglio una persona si accorgeva ad un tratto di puzzare. Ma non ai piedi o alle ascelle o in altro luogo dove ciò può avvenire facilmente, bensì in un punto abbastanza preciso tra la nuca e il cranio. Inizia così il racconto di Alberto Moravia intitolato L'epidemia. Io e la mia band, i Pei, ci saremmo permessi di raccontarvi questa particolare storia nel nostro ultimo disco, Virus. Virus contiene sia un CD con la musica che un DVD con il film, girato in 3 giorni di follia nella chiesetta sconsacrata di Santa Maria Maddalena a Thiene. Le canzoni che ascolterete o vedrete narrano di cosa accade al malato quando si rende conto di puzzare a tal punto da non poter più avvicinarsi alle persone sane. Quell'odore non si scappa, è carne putrefatta. O di quando qualche zelante dottore ha la brillante idea di asportare la parte incriminata del cranio del malato per pulirla con quell'operazione che lui chiama purga cerebrale, producendo conseguenze catastrofiche nel malato. Qualcun altro invece si azzarderà a sostenere che questa non è affatto una malattia, bensì una vera e propria evoluzione della specie, proponendo di iniettare alle persone sane il virus affinché anche loro possano finalmente sentire il loro vero odore. Questo ed altro è Virus, music horror metraggio dei Pei. L'impero della musica che è giunto fino a noi carico di menzogne è finalmente franato su se stesso. Non troverete dunque Virus nei negozi di dischi, ammesso che ce ne siano ancora. Virus è l'ennesimo capitolo della Punk Rockers Autoproduzioni che in collaborazione con G52 ha permesso che dopo 2 lunghi anni di lavoro Virus prendesse questa forma. Deponete la vanga e sostenete questa band! Contattate Mr. Pinguino per avere Virus, la maglietta o le nostre vecchie autoproduzioni. Continuate a controllare amore.net per scoprire cosa accade ai Pei o dove trovarci nei prossimi concerti. Grazie per la cortese attenzione e a presto per le prossime mirabolanti imprese dei Pei. Supportate il nostro progetto, iniettate il virus, diffondete il messaggio.